Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Bead Park. Scusatemi se bisbiglio, ma qui è luna di notte e non voglio disturbare nessuno, quindi sarà anche un video un po' ASMR. Scherzo, è solo l'intro che è un po' così a bassa voce. Andrò ad utilizzare le rocaille della Toco prese appunto dal sito di Bead Park. Questo è il codicino, le 88, ed è davvero un bellissimo colore, tutto riflessato. Sul sito sono presenti altre colorazioni, vi invito a spulciare, vi linko in descrizione il link. Andremo a realizzare questa lettera al Cubic Raw, la G di Giulia, appunto. Ho realizzato questa letterina davvero molto carina. Poi ci sarà anche un video per come decorare le lettere al Cubic Raw, quindi prossimamente vi mostrerò anche come decorare e rendere particolari e personalizzate le nostre lettere. Se avete richieste per quanto riguarda altre lettere o anche i numeri, scrivetemi un commentino qui sotto, in modo che il prossimo tutorial sarà sulla letterina che appunto sarà più votata. Io vi lascio al tutorial. Ciao! Prima di mostrarvi come si realizza la lettera G passo passo con le rocaille 110 prese appunto dal sito Bead Park, e sono queste qui, voglio spiegarvi prima la tecnica del Cubic Raw. E ho pensato appunto di andare ad utilizzare le rocaille 60 in modo da mostrarvi passo dopo passo proprio la tecnica, perché ad alcune resta proprio ostica questa tecnica. Mi rendo conto, dopo aver letto diversi post sui vari gruppi creativi, che alcune non riescono ad utilizzare questa tecnica, e quindi ho pensato di utilizzare queste perline davvero molto grandi 60 per andare appunto a spiegarvi la tecnica, in modo che anche una principiante può tranquillamente approcciarsi a questa tecnica. Quindi, prima vi mostro come si realizza un cubetto al Cubic Raw, poi successivamente passerò ad utilizzare le rocaille 110 per andare appunto a creare la G al Cubic Raw. Primo passaggio: inserite appunto 4 rocaille 110 e le portate alla fine del filo. A questo punto rientrate in tutte e quattro le perline andando in direzione opposta per poter chiudere la lavorazione. In questo modo effettuate appunto due nodini per chiudere la lavorazione. Ed ecco qua. Come vedete, questo è il primo lato del cubetto. Ogni lato è formato appunto da 4 rocaille. Inserite l'ago in questa rocaille andando verso il basso. Inserite 3 rocaille 60 e rientrate nella medesima perlina andando verso il basso e tirate il filo. Ed ecco qua anche il secondo lato completato. Giro il lavoro, infilo l'ago nella seconda perlina della base, inserite 2 rocaille 60 e rientrate con l'ago in queste due perline. Questa rocaille qui sporgente alla vostra destra e questa rocaille di partenza, quindi inserite l'ago in queste due rocaille e tirate il filo. Rigirate di nuovo il lavoro, inserite l'ago nella terza rocaille della base. Abbiamo lavorato la prima, poi la seconda, adesso vado a lavorare la terza rocaille della base. Inserite nuovamente 2 rocaille sul vostro ago e rientrate sempre nella perlina sporgente alla vostra destra e di nuovo la perlina da dove fuoriesce il filo, quindi inserite l'ago in queste due rocaille. Rigirate il lavoro e andiamo a lavorare la quarta perlina della base. Come vi dicevo, questa è la prima, la seconda, la terza, questa è la quarta perlina della base. Quindi inserite l'ago nella quarta perlina della base. A questo punto non vado ad inserire 2 rocaille, ma ne andrò ad inserire soltanto una rocaille, e vi spiego anche il perché. Perché questo lato, il quarto, va a collegare il primo con il terzo, quindi inseriremo l'ago in questa perlina in basso sporgente sempre alla vostra destra,
Ed ecco qua. Inserirete una sola rocaille sul vostro ago, ed eccola, ed infilate l'ago in questa perlina, che è poi la perlina del terzo lato, in quella centrale e di nuovo in questa perlina da dove fuoriesce il filo. Quindi inserirete la perlina e infilate l'ago nella terza, in quella centrale e in questa. E queste sono appunto le tre perline. E tirate il filo. Ed ecco qua il cubetto. Io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui, laterale, e senza inserire alcuna perlina, inserite l'ago in queste due rocaille sporgenti in alto. E tirate il filo. Ed inserite l'ago anche in queste altre due rocaille sporgenti, per andare a stringere appunto queste quattro perline, questo quest'ultimo lato. Quindi ripasso nuovamente in queste due e stringo per bene la lavorazione. Ed ecco qua il nostro primo cubetto al Cubic Row. Questo lato è formato, vedete, da quattro perline. Se rigirate il cubetto, sono presenti sempre quattro perline. Vedete, ogni lato appunto è formato da 4 perline e abbiamo appunto realizzato il primo cubetto al Cubic Row. A questo punto, per andare avanti con la lavorazione, avremo appunto sempre le 4 rocaille della base: la prima, la seconda, la terza e la quarta rocaille. Andremo di nuovo ad inserire 3 rocaille sul nostro ago e ci infiliamo esattamente nella prima rocaille della base, andando in senso opposto. E tiro il filo. Inserite l'ago nella seconda rocaille della base. A questo punto inserite due rocaille sul vostro ago e infilate l'ago in questa perlina qui sporgente verso la vostra destra e di nuovo nella perlina di partenza dove è presente il filo e tirate il filo. Rigirate di nuovo il lavoro. Inserite l'ago nella terza perlina della base. Di nuovo due rocaille sul vostro ago ed eccole, e di nuovo inserite l'ago nella perlina sporgente e di nuovo quella della base da dove fuoriesce il filo. Abbiamo creato anche il terzo lato. Vado ad inserire l'ago nell'ultima perlina, la quarta della base. Questa perlina qui va a collegare il primo lato al terzo lato, quindi infilate l'ago nella perlina, questa qui sporgente laterale del primo lato, inserite una nuova perlina ed infilate l'ago nella perlina sporgente del terzo lato, cioè questa, quella centrale e questa da dove fuoriesce il filo. Stringete per bene il lavoro, mi ritrovo a fuoriuscire sempre da questa perlina qui laterale e risalite appunto in queste quattro perline per andare a compattare anche quest'ultimo lato. Davvero molto molto semplice come tecnica, sono sempre gli stessi passaggi, diventa molto ripetitiva perché una volta appunto che avremo le quattro perline della base, andremo ad inserire prima 3 rocaille alla prima perlina, poi 2 rocaille, poi 2 rocaille e infine per collegare tutti i lati una rocaille per andare a completare tutti i lati del Cubic Row. Questo è come si presenta appunto la lavorazione. Ovviamente risulta morbida perché non ho tirato tantissimo il filo, però per mostrarvi appunto che ogni lato è formato appunto da quattro perline, vedete, quattro e poi di nuovo quattro perline con questa perlina che collega i due cubetti. Per andare avanti, sempre la medesima lavorazione. Adesso passiamo alle rocaille 11.0 e vi mostro come realizzare la G di Giulia.
Rieccomi, questo è il lavoro appunto con le rocaille 11.0 della Toco prese dal sito di Bidpark. Prima vi ho mostrato la lavorazione utilizzando appunto delle Toco 6.0 e questo invece è il risultato con le rocaille 11.0 della Toco. Ho realizzato 6 cubetti, questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto cubetto, tutti collegati tra di loro e questa è la lavorazione. Davvero una lavorazione molto morbida, vedete? Davvero morbida. Il filo, come potete vedere, si nota perché ho utilizzato un filo Miyuki bianco, perché appunto sto registrando il tutorial, quindi voglio mostrarvi passo dopo passo. Però solitamente quando utilizzo questa tecnica, il Cubic Raw, utilizzo sempre un monofilamento di nylon crystal, perché non mi piace che si noti il filo. Però siccome sto registrando e voglio mostrarvi passo passo, ho utilizzato questo filo in modo che riuscite a captare tutti i vari passaggi. Come vi dicevo, ho realizzato appunto questi 6 cubetti tutti quanti uniti. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da una delle 4 rocaille qui della base. Queste qui, mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina, giro il lavoro per comodità e vado a realizzare anche in questo punto un cubetto, quindi 3 perline sul nostro ago e mi rinfilo nella medesima perlina andando in direzione opposta e tiro il filo. Giro il lavoro, mi infilo anche nella seconda rocaille della base. Adesso questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta, quindi mi rinfilo nella seconda rocaille della base. I passaggi sono sempre quelli, quindi sempre 2 rocaille 11.0 e mi rinfilo con l'ago in queste 2 rocaille. Tiro bene, vado nella terza perlina della base. Inserite 2 rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate in questa rocaille esterna e in questa della base. Ecco qua, rigirate di nuovo il lavoro per comodità. Vado a lavorare l'ultima perlina che è la quarta della base e poi vado a collegare ovviamente i due lati, quindi ripasso in questa perlina andando verso l'alto, che è la perlina esterna del primo lato. Inserite una rocaille 11.0 e rientrate nella perlina esterna del terzo lato, in quella quarta della base e di nuovo in quella del primo lato e tirate il filo. E abbiamo realizzato appunto questo cubetto collegato, vedete? Se ci fate caso, se giriamo la lavorazione in questo modo, già possiamo creare qualche letterina. In questo caso, se aggiungiamo appunto un altro cubetto qui in basso, possiamo tranquillamente realizzare una L. Oppure, se rigiriamo la lavorazione in questo modo e aggiungiamo altri 4 cubetti in questo lato, andando verso l'alto, si può realizzare una V. Oppure possiamo realizzare anche una E. In che modo? Basta aggiungere un cubetto qui in alto, quindi realizzare esattamente 7 cubetti iniziali. Quello finale e iniziale aggiungiamo appunto 2 cubetti, quindi il primo e il secondo, e poi nel cubetto centrale andare a collegare altri 2 cubetti e realizzare appunto la E. È davvero semplicissimo. Tenete conto che è davvero molto piccola questa letterina e possiamo tranquillamente trasformarla, vedete, è di 2 centimetri. Possiamo trasformarla o in una E o in una V o anche in una L, quindi in tre letterine. Io vado a realizzare oggi la G. Voglio realizzare una G un po' particolare, un po' più grande rispetto a quelle che vi spiegavo poc'anzi, sia cioè della V, della L e della E, e una G un po' più grande e un po' più elaborata. Quindi adesso abbiamo realizzato questo secondo cubetto collegato appunto a questi 6 cubetti. Adesso il mio filo si ritrova in questo punto, vedete?
perché appunto abbiamo chiuso queste quattro locale qui in alto. Mi sposto con l'ago e con il filo in queste due locale per andare appunto nella parte interna, vedete? Nella parte interna della lavorazione. Riscendo anche in questa locale qui, il mio filo si trova in questa locale. Adesso allargo un po' la lavorazione per mostrarvi. Qui si trova la prima rocaille e se ci fate caso la prima rocaille già è stata lavorata, quindi ci sono appunto queste tre rocaille che formano appunto questo lato. Io inserisco l'ago in questa seconda rocaille della base, vedete questa è la prima e questa è appunto la seconda rocaille della base per andarla a lavorare. Quindi sono nella seconda rocaille, la prima rocaille già è lavorata con le tre perline, quindi inserisco soltanto due rocaille sul mio ago e rientro in questa rocaille qui e in quella da dove fuoriesce il mio filo, in queste due, e tiro il filo. Ed ecco qua che ho formato appunto questo lato, vedete? Adesso rientro con l'ago anche nella terza rocaille della base, vi allargo la lavorazione così capite il tutto. La prima, la seconda, questa è la terza rocaille, infilate appunto l'ago, inserite due rocaille 110 sul vostro ago ed eccole qui e di nuovo inserite l'ago in questa rocaille sporgente laterale, quella che abbiamo appena inserito, quella sporgente, e di nuovo nella terza della base, in queste due. Ed ecco qua. Abbiamo formato appunto anche il terzo lato. Vedete? Il primo, il secondo e il terzo lato. Inserite adesso l'ago nella quarta perlina della base. I passaggi sono davvero molto semplici e adesso sono anche più intuitivi perché la lavorazione appunto prende struttura. L'unica accortezza che dovete fare è quella di andare a vedere, vedete qui già ci sono appunto due perline per lato, mancherà appunto soltanto la perlina quella lì in alto. Quindi basterà soltanto risalire con l'ago in questa perlina, inserite una rocaille sul vostro ago e riscendete appunto in queste due e anche cioè tre rocaille perché dovete ripassare in quelle tre, in queste tre, e stringete appunto la lavorazione. Vedete? Abbiamo creato anche il secondo cubettino collegato appunto a quello sotto. Andiamo a chiudere anche la lavorazione in alto, quindi ripassate in queste quattro rocaille con l'ago e con il filo. Vedete? In questo modo. E abbiamo completato anche il secondo cubettino collegato appunto a quelli sotto. E questo è il lavoro al momento. Adesso mi ritrovo in questa perlina. Riscendo in questa perlina andando verso il basso. Riscendo anche in queste due rocaille, quella che collega i due cubetti e quella laterale, e passo anche in questa perlina. Ed ecco qua. In pratica, da questa perlina qui sono ripassata per fuoriuscire da questa perlina dall'altro lato. Adesso giro il lavoro ovviamente per comodità. Inserite a questo punto 3 rocaille 110, andiamo a creare anche qui un cubetto collegato, quindi 3 rocaille e rientro con l'ago nella perlina andando in direzione opposta. Vedete, fuoriesco da questo lato e rientro dall'altro. E rientro ovviamente anche nella seconda perlina della base. 2 rocaille 110 e rientro in queste due. Vado anche nella terza perlina. Realizzo appunto il cubetto, 2 rocaille e rivado in questa sporgente e di nuovo in quella della base.
Infine mi rinfilo anche nella quarta perlina e vado a collegare anche il lato, quindi mi rinfilo anche nella perlina sporgente in alto, inserite una rocaille 11.0 e rientrate in questa perlina qui sporgente dall'altro lato e ovviamente anche di nuovo in quella della base. Aspettate che per largo la lavorazione. Questa è la perlina appunto che abbiamo inserito e ripasso anche nella quarta e nella perlina laterale. La lavorazione è sempre quella per realizzare appunto il cubetto. E ho realizzato appunto il cubettino collegato. Adesso vado a chiudere queste quattro perline in alto, quindi ripasso in queste quattro perline. Ripasso in questa perlina e in quella laterale. Siccome devo realizzare altri tre cubettini tutti collegati, quindi il secondo andrà qui, il terzo e il quarto, ripasso anche in questa perlina qui del cubetto in basso per andare ovviamente a realizzare il cubetto in questo lato. Tenete conto appunto che qui già sono presenti due perline sul nostro lavoro, inserite solo due rocaille e rientrate in queste due rocaille 11.0. Davvero molto molto semplice. Quindi la prima perlina già era lavorata, questa è la seconda, vado a lavorare la terza perlina, quindi mi infilo nella terza perlina della base, inserite due rocaille 11.0 e rientrate appunto in queste due, quella sporgente e quella della base. Vado a chiudere tutti i lati, quindi mi rinfilo anche nella quarta e in quella del lato sopra. Inserite una rocaille 11.0 e riscendete appunto in queste tre rocaille 11.0. E abbiamo creato anche il secondo cubetto. Ripassate con l'ago in queste quattro perline. Riscendete appunto in queste tre rocaille per andare a creare il terzo cubetto. Vedete? Sono appunto ripassata in queste tre perline. E adesso vado a creare nuovamente un cubetto, realizzo il quarto cubetto e ritorno da voi. Rieccomi, ho realizzato appunto anche il quarto cubetto, quindi primo, secondo, terzo, quarto cubetto. E questo al momento è il risultato, vedete? Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa rocaille qui, ripassate anche in queste due rocaille, dobbiamo riscendere nel lavoro per posizionarci esattamente in questa rocaille qui, quindi ripassate in queste due, seguite la lavorazione, ripassate in questa che collega i due cubetti. E ripassate appunto in queste due rocaille 11.0 ed ecco qua che mi ritrovo a fuoriuscire esattamente dalla perlina. A questo punto realizzo un cubetto qui e un cubetto anche qui, quindi realizzo questi due cubetti e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Ho realizzato appunto i due cubetti ed eccoli qua. Tenete presente sempre che quando non è presente alcuna perlina, ma avrete appunto una lavorazione soltanto con i cubetti e quindi dovete appunto realizzare il primo cubetto, il secondo cubetto, la prima perlina andrete ad inserire sempre 3 rocaille 11.0, mentre quando sulla lavorazione è già presente un cubetto dovrete fare attenzione a quante perline sono presenti per andare a collegare tutti i vari cubetti. Quindi fate molta attenzione alla lavorazione. Questo lo dico a chi inizia da poco con le perline e quindi magari può confondersi. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui. In pratica ho realizzato i due cubetti collegati e poi mi sono spostata in questa perlina esterna alla lavorazione. In questo punto qui giro la lavorazione per comodità, sono sempre presenti appunto le quattro perline, vado a realizzare anche in questo punto un cubetto. Quindi siccome non sono presenti perline, vado
ad inserire tre rocaille 11-0 e rientro nella perlina andando in direzione opposta e realizzo appunto in questo punto un cubettino. Realizzo il cubetto e ritorno da voi. Ed ecco qua il risultato. Ho aggiunto appunto questo cubettino. Siccome il filo sta per terminare, vado a bloccare questo filo ripassando all'interno della lavorazione e aggiungo il nuovo filo ripassando sempre all'interno della lavorazione. Rieccomi, ho aggiunto appunto il nuovo filo e mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa rocaille qui. In pratica abbiamo aggiunto questo cubettino e poi abbiamo chiuso queste rocaille qui in alto e mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille. A questo punto giro il lavoro in questo modo e in questi due cubetti dobbiamo aggiungere una lavorazione di 4 cubetti per lato, quindi per questo lato ci saranno altri 1, 2, 3 e 4 cubetti e in questo cubetto qua ci saranno appunto collegati altri 4 cubetti. Quindi dobbiamo allungare questa lavorazione, questi due cubetti, di altri 8 cubetti in totale, 4 per lato. Quindi io mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui, giro il lavoro e vado a realizzare due cubetti, poi mi posiziono in alto, realizzo altri due cubetti, mi posiziono in alto, ne realizzo altri due, per un totale di 8 cubetti. Rieccomi, questo è il risultato. Vedete, ho realizzato appunto questi 8 quadratini. Ve li indico col lago. Questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo quadratino. E questa è appunto la lavorazione ottenuta al momento. Vedete? Adesso mi ritrovo a fuoriuscire con l'ago e con il filo da questa perlina qui centrale, che unisce appunto questi due quadratini. Vado a realizzare qui, solo in questo punto, un altro quadratino. Questo è il risultato dopo aver realizzato il primo quadratino. Vedete, ho realizzato il primo quadratino, mi sono posizionata nelle perline interne alla lettera e qui vado a realizzare altri 5 quadratini, tutti collegati tra di loro. Questo è il risultato. Ho realizzato appunto i 6 quadratini, questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto quadratino. Una volta chiuso appunto le 4 perline qui in punta, sono risbucata appunto da questa perlina qui in basso. Vedete? È in basso, che poi è quella che collega il primo quadratino dal secondo quadratino. A questo punto vado a realizzare 4 quadratini, in questo punto il primo, il secondo, il terzo e il quarto quadratino. Realizzo questi 4 quadratini e ritorno da voi. Ho realizzato anche i 4 cubetti ed eccoli qua, il primo, il secondo, il terzo e il quarto cubetto. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui ed eccola. Sono ripassata un po' all'interno della lavorazione e sono appunto risbucata in questa perlina. Adesso in questo punto andrò a creare un altro cubetto, poi mi sposto nelle perline qui laterali per andare a creare un altro cubetto collegato appunto a questo che adesso andremo a creare. Un piccolo appunto per chi volesse realizzare la lettera C. Arrivati a questo punto, possiamo tranquillamente riprodurre tutti i passaggi che abbiamo fatto sopra anche sotto, in modo da avere una bellissima lettera C. Quindi per chi volesse realizzare la C, può tranquillamente da questo punto in poi riprodurre tutti i passaggi che abbiamo realizzato sopra. Invece, per quanto riguarda la lettera G, adesso andrò a creare un cubetto qui e un altro cubetto qui collegato appunto a questo sopra. Realizzo questo passaggio e ritorno da voi. Ho realizzato il primo cubetto e come vedete, come vi dicevo prima, mi sono rispostata in queste perline laterali per andare a realizzare un altro cubetto. Quindi realizzo il secondo cubetto e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho realizzato appunto questi due cubetti, ed eccoli qui, e mi ritrovo a fuoriuscire col lago da questa perlina.
Adesso posso realizzare un altro cubetto in questo punto qui, il secondo cubetto realizzato in questo punto e un terzo cubetto collegato appunto al secondo cubetto. Realizzo questi tre cubetti e ritorno da voi. Ed ecco qui il risultato, ho realizzato appunto i tre cubetti. E questo è il risultato. Adesso per dare struttura alla nostra lettera, perché adesso si presenta davvero molto morbida, il metodo è quello di inserire in questi spazietti qui vacanti, ve li indico con appunto lo lago, vedete questi spazietti qui vacanti, possiamo inserire una rocaille 110 dove si vede il filo. Ovviamente dove è possibile inserire la rocaille 110 perché vi mostro in questo punto qui, questo preciso punto. Non è possibile inserire una rocaille 110 in questo punto, ma in questo caso andremo a ripassare soltanto col lago in queste due perline, per poi inserire nuovamente una rocaille 110 in questi spazietti qui vacanti. Stesso discorso anche per l'interno, qui andremo a ripassare soltanto col lago e con il filo e poi di nuovo una perlina, ripassiamo col lago e con il filo in queste due perline, di nuovo una perlina in modo da dare struttura alla nostra lettera. Con questo metodo il risultato sarà netto e definito. Avremo una lettera molto strutturata e molto definita ai bordi, sia interni che esterni della lettera. Quindi, siccome non mi piace questo effetto netto, andrò a realizzare soltanto alcuni accorgimenti. Ovviamente questi elementi di congiunzione sono quelli che rendono appunto mobile la lettera. Quindi andrò a ripassare, seguendo ovviamente sempre la tecnica del Cubic Row, andrò a ripassare all'interno delle perline e dove sono presenti appunto questi elementi di congiunzione, ve li indico col lago, vedete dove non è, dove non possiamo appunto inserire la perlina, tipo qui, questo, in questo punto, quest'altro punto, cioè dove non è possibile appunto inserire la rocaille 110, io andrò a ripassare solo con l'ago e con il filo in questi elementi di congiunzione in modo da dare struttura alla mia lettera, soltanto ripassando all'interno con il filo. Quindi ho optato per questo metodo. Sul retro del lavoro ho inserito qualche perlina tattica in questi punti, vedete? In questo, la seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, qui niente, ottava, nona e decima perlina. Ho inserito esattamente 10 perline in modo che tengono la struttura della lettera e rendono il tutto molto più equilibrato. La lettera G realizzata a Cubic Row è terminata. In un prossimo video ti mostrerò come decorare queste lettere. Ci sono davvero tantissimi modi differenti per poter decorare, personalizzare e rendere particolari le nostre letterine. Spero che il tutorial sia stato di tuo gradimento, lasciami un like. Se avete ulteriori richieste per quanto riguarda altre letterine o numeri, non esitate e scrivetemi un commento qui sotto. Io come sempre ti saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!